joyous it was not. But I made my own happinesses. My husband says God puts heavy stones in your path. It's up to us to step over them. Raggelata dal clima e dal dolore, una giovane coppia elabora nell'immota apatia il lutto per la scomparsa prematura della figlia piccola, mentre nulla dentro o fuori da loro sembra offrire un brandello di speranza nel futuro. L'inverno nel cuore di entrambi emerge dalle pagine del diario ottenuto quotidianamente dalla moglie, Abigail, che ormai si percepisce all'ombra della propria sofferenza. Siamo a metà dell'Ottocento, nel nord dello stato di New York, dove ogni relazione esterna alla famiglia è una conquista o un dono dal cielo. Per questo l'arrivo improvviso della bellissima Tally è colto da Abigail come provvidenziale, specie perché fra le due donne nasce istantaneamente un'intesa che supera la semplice amicizia. Opera seconda della norvegese Mona Fastvold, The World to Come nasce da un romanzo di Jim Shepherd, anche co-sceneggiatore dell'adattamento, e si presenta nella forma di un classico melò in costume in cui il divampare di ogni passione scomposta viene irrigimentata, se non forzatamente celata o sopita. Ancor peggio se tale amore sgorga fra due donne in un contesto storico e geografico dove la parola emancipazione non trovava spazio nei dizionari. Utilizzando con cura il rigore del racconto melodrammatico, Fastwell fa emergere attraverso le sue protagoniste, peraltro bravissime nelle interpretazioni di Catherine Waterstone e Vanessa Kirby, il contrasto di un sentimento esplosivo, a loro tanto sconosciuto quanto irresistibile. Contestualmente la regista propone una riflessione sulla durezza della condizione femminile del tempo, totalmente priva di individualità e libertà, bensì ridotta alla devozione se non schiavitù al marito. L'incendere dei mesi riportati nel diario corrisponde a quello di questo amor fu, che inevitabilmente sarà fatale, ma paradossalmente anche salvifico.